rispondo a lei. Vai, allora, deluso per ieri sera? Ma deluso, beh, certo, quando si perde si è sempre delusi, si è amareggiati, mi dispiace. Il modo? Abbiamo fatto mesi, no, ma il modo ancora mi offende, diceva padre Dante. No, niente, arrivavamo da un momento buonissimo, abbiamo fatto tantissimo, per tanto tempo molto bene, abbiamo avuto 3 giorni difficili, spero e credo che siano finiti, che rimangano i 3 giorni del Condor. Senta, di questa settimana difficile, cosa le ha fatto più male? Il risultato sul campo oppure tutte le polemiche che sono seguite? Non parlo, quindi niente, parlo solo di cose tecniche come il mio amico Leonardo. Quindi non vuole tornare sulle esternazioni forti che hanno seguito il derby da parte di Mourinho? No, quello che penso me lo tengo per me. Le seconde linee non sono riuscite a sfruttare l'occasione, quindi ieri Huntelaar verrà venduto. Huntelaar deve rasserenarsi e star calmo, perché Milan non lo cede, quindi tutto qua, è un mese che lo dico, però non vengo creduto, quindi aspettiamo lunedì sera alle 19, poi dopo almeno per qualche mese si chiude il mercato. E anche come le squadre però... che protestano perché non possono giocare. Ma però a me non è venuto nessuno a protestare in sede, devo dire. A proposito di... Come si spiega invece le difficoltà di Huntelaar? 6 mesi che è al Milan. E 6 mesi che è al Milan, noi abbiamo cambiato modulo, giochiamo con una sola punta centrale, che era una cosa non prevista in estate, con 2 punte esterne, che Huntelaar fosse una punta centrale, giuro che lo sapevamo, sì. avendo cambiato modulo c'è poco spazio, perché Buriello sta facendo benissimo, tutto qua non c'è niente di particolare, non abbiamo nessun rimprovero da muovere a Huntelaar. Ripeto, avendo deciso di giocare così, è chiaro che gli spazi sono ristretti. Ne sono troppi in 3 allora a questo punto? Ma non si sa se sono troppi, però comunque il Milan, visto che la campagna acquisti e vendita dobbiamo decidere a noi, ha deciso di non no, cedere. Anche il presidente per... Cellino ci ha messo il vostro interesse per Nenè? Cellino sì, è vero, era un'ipotesi che non ho mai negata, era un'ipotesi possibile. Cellino ha detto di no e quindi tutto è finito. Ma era un'ipotesi... Vede che non dico mai bugie io. Ma era un'ipotesi legata a Huntelaar? Era un'ipotesi legata a Huntelaar, sì. Pato? Come sta? Pato dovrebbe essere arrivato questa mattina, sta arrivando, sta molto meglio e adesso vediamo, oggi i medici lo vedono, ma insomma si è allenato, stava benino e questa mattina dovrebbe atterrare adesso alle 11. Quando spera di fare? Non lo so. Fra le tante cose che non so fare anche il medico. Soddisfatto di Biati invece, come ha reagito molto, Biati? Molto, molto. Gli ho fatto dei grandi complimenti dopo la partita perché erano 10 mesi e mezzo che non giocavano. Ha fatto benissimo ieri sera Biati. Non è molto confortante quando il portiere è il migliore in campo, però lui ha fatto bene. Sì. Stasera il campo di San Siro è praticabile. Furbacchione anche lei. Comunque adesso riesco.